Il suono morbido di un sughero che viene stappato dalla bottiglia ha il suono di un uomo che sta aprendo il suo cuore. Si annuncia così la 57esima sagra del vino di Carosino. L'appuntamento più importante dell'anno per la città del vino è stato presentato nell'atrio di Palazzo Feudale da Jala Valva dal 24 al 27 agosto. Agricoltura, enogastronomia, musica e cultura a Carosino saranno protagoniste. La novità di quest'anno è che sicuramente avremo almeno 3-4 aziende a livello nazionale, un paio della Toscana, una dell'Emilia e una del Lazio. Qual è la caratteristica principale che differenzia questa edizione dalle precedenti? Ma questa edizione ci siamo affidati per la prima volta in questi 4 anni ad un'agenzia che ci ha curato, insomma, che ci sta curando tutti gli aspetti della sagra, soprattutto gli aspetti, diciamo, pubblicitari. La sagra del vino non è il momento in cui trovare soluzioni alle problematiche degli agricoltori, precisa il sindaco. È un momento di riflessione e di condivisione. È un evento identitario per il quale arriva dal presidente del Gal Magna Grecia, Luca Lazzaro, l'invito per il Vinitaly. Avere un appuntamento su cui il Gal Magna Grecia punta moltissimo è il momento della promozione del vino, il vino locale, il vino del nostro territorio, che è una grandissima nostra eccellenza, e per cui con il Comune di Carosino ogni anno portiamo avanti questa iniziativa. Che sagra sarà quella di questo 2023? Sarà una sagra piena di contenuti culturali, contenuti che riguardano l'attualità del vino. Non è un'annata delle migliori, certamente, quella che ci apprestiamo a vivere, ma la sagra è la festa di comunità, è la festa della nostra comunità ormai da 57 anni.